fu molto difficile perché la gente veniva a vedermi giocare e voleva vedere mio padre, io non ero bravo con mio padre. Inizialmente è stato difficilissimo, tant'è che a un certo punto io avevo deciso di smettere di giocare al calcio. Io giocavo a scuola a basket, giocavo benino e andai a fare un provino al Simmental, al Borletti, cioè alla squadra di Milano che allora era Scarpette Rosse, Riminucci, questi lì. E mi presero anche perché ero un buon play, ero bravino, il tiro da fuori, insomma, anche se non ero altino, ero meno alto, ma allora la statura del basket era diversa. E andai ad allenarmi per un po' di tempo, poi capii che insomma ricominciai a giocare al calcio e fu molto difficile perché la gente veniva a vedermi giocare e voleva vedere mio padre, io non ero bravo con mio padre. E magari su 300 che erano lì c'era uno che diceva ma che schifo. E io sentivo questo, pensavo che erano 300, o magari lo era, non lo so, però più o meno era così. E quindi fu molto molto difficile, poi non so, io ricordo un paio di partite che sbagliai agli inizi, un articolo sul Giornale della Sera di Milano, se si chiamasse Pettirossi, puntini puntini, cioè ero io Pettirossi, quindi non avrebbe mai calcato un campo. Perché c'era sempre questo confronto, cosa che poi invece fu molto positiva il fatto di essere figlio, perché la gente ebbe più seguito, più tifosi, una volta che anche quelli di mio papà mi vedevano e quindi erano anche un po' miei tifosi. Quindi è quello che io ho cercato così, non avevo la forza fisica, non avevo niente di mio padre in pratica, la passione per il calcio. L'unica cosa che secondo me io ho cercato e credo, insomma, era la lealtà in campo. Quindi lo sgambetto difficilmente, io ho fatto uno sgambetto da dietro. Se andavo addosso a uno, cioè io cercavo di giocare al pallone, di dribblare, poi ogni tanto chiaro che mettevo il gomito, perché sennò in area di rigore se non metto il gomito, ma non in faccia, ecco. Quello che mi sembrava di aver capito, sapeva fare mio padre e che io potevo saper fare.